Ciao a tutti e a tutte, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi sono qui con un altro video della mia rubrica Grandonne, una rubrica dove vi parlo di donne che grazie alla loro personalità, al loro coraggio e alla loro determinazione hanno lasciato un segno nel mondo e hanno cercato di cambiarlo. Oggi vi volevo parlare di Maria Teresa di Calcutta e se notate uno sfondo diverso è perché sono al mare in vacanza, ma ho deciso lo stesso di fare il video perché ci tengo comunque a continuare con questa rubrica. E prima di iniziare il video vi volevo invitare anche a seguirmi sul mio secondo canale, che è il canale dedicato ai bambini che si chiama Dolci Storie, dove racconto storie inventate e animate da me. E niente, vi lascio il link all'ultima storia che ho pubblicato e adesso partiamo con il video. Maria Teresa di Calcutta nasce nel 1910 a Skopje, in Macedonia, da genitori albanesi benestanti. Ha dedicato la sua vita a fare del bene ed è stata beatificata nel 2003. Maria Teresa di Calcutta era la minore di 5 figli e a 8 anni perde il padre e la famiglia subisce gravi difficoltà economiche. Nel 1928 entra poi in un istituto in Irlanda, nell'istituto della Beata Vergine di Loreto, dove prende il nome di Suor Mary Teresa, in ricordo di Santa Teresa di Lisieux, e nel 1929 va come missionaria in India, a Calcutta, dove insegna nella scuola per ragazze di St. Mary e dove successivamente poi diventa direttrice. Nel 1946 decide di lasciare la scuola per fondare una comunità religiosa dove va a fare assistenza ai poveri e 2 anni dopo fonda finalmente la comunità che si chiama Missionaria della Carità. Sceglie come abito caratteristico il sari bianco bordato di azzurro, che sono i colori della Madonna, e si recava personalmente nei sobborghi più poveri di Calcutta per offrire assistenza ai poveri e agli ammalati. Negli anni seguenti apre delle altre case missionarie in vari paesi come in Italia, in Venezuela, a Cuba e in Albania, nell'ex Unione Sovietica. La sua intensa attività inizia a attirare l'attenzione dei mezzi di informazione e nel 1979 gli viene conferito il premio Nobel per la pace e lei stessa chiede che i 6.000 dollari del premio vengano destinati ai più poveri. Muore nel 1997, muore a 87 anni a Calcutta e viene beatificata nel 2003. Ai giovani che manifestavano il desiderio di andarla ad aiutare in India, rispondeva di rimanere nel loro paese e diceva: in Francia, come a New York e dovunque, quanti esseri hanno fame di essere amati. È una povertà terribile questa povertà d'amore. Non è quanto si dà, ma è l'amore che mettiamo nel dare che conta. Pregate perché ciò cominci nella vostra famiglia. Abbiate il coraggio di dividere con qualcuno che non ha, anche semplicemente un sorriso, un bicchiere d'acqua. Proponi di sedere per parlare qualche istante o scrivi una lettera ad un malato in ospedale. Credo Maria Teresa di Calcutta abbia fatto cose grandi donando amore e che meriti anche lei di essere ricordata perché ha
ha diffuso amore e generosità in un modo non indifferente, che sono valori che vanno sempre divulgati. Io spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Dolci Storie. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!